Mister, finalmente arriva, diciamo, l'ultimo atto di questa stagione. Affrontiamo un avversario che ha fatto i nostri stessi punti in campionato. Ti aspetti una partita dal punto di vista tattico diversa rispetto alla semifinale con l'Atletic Carpi? Ma forse la prima parola che hai detto finalmente, per noi non, ti dico che forse l'unico dispiacere che avevamo stamattina era l'ultimo allenamento a Glory per noi. Mi aspetto magari, loro hanno due opzioni che gli abbiamo fatte anche noi durante tutto l'anno, cioè delle 2 volte che ci siamo affrontati. Loro possono giocare 4-3-1-2 o 3-5-2. Abbiamo lavorato in questi 2 giorni, che alla fine abbiamo lavorato 2 giorni, sia sotto un aspetto che sotto l'altro. Quindi ci sta che provino a variare per crearci qualche problema. Penso che i ragazzi siano pronti, anche perché con tutti i vari moduli, tutte le varie uscite, tutte le varie costruzioni che abbiamo fatto quest'anno, e gliel'ho detto, tutto quello che abbiamo messo in pratica dal primo giorno che siamo venuti qua, domani mi piacerebbe far vedere cosa abbiamo fatto in quest'anno qua, nel senso come siamo maturati mentalmente, come siamo maturati sotto l'aspetto fisico, con magari qualche chilo di muscolo in più, con qualche giocata in più, con qualche esperienza, anche con qualche spavalderia in più. Ecco, il succo totale di un'annata mi piacerebbe metterlo in campo domani. Quindi i ragazzi sicuramente avranno a disposizione tutto il materiale per contrastare eventualmente una scelta tattica avversaria che fa parte però di un cerchio più grande, è un pezzo della torta. Dopo ci sono anche altri fattori che secondo me sono nel calcio, equivalgono e hanno la stessa importanza del livello tattico. Avete avuto poco tempo per prepararla, quindi il lavoro più che altro mi viene a dire dal punto di vista mentale, più che fisico. Mentale nel ricaricare, perché comunque abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo speso tanto, quindi è fisiologico che ti scarichi un attimo, però già ieri erano ancora un po' scarichini, oggi invece li ho rivisti carichi. Dopo un anno che lavoro insieme, sempre con gli stessi giocatori, diciamo che 3 giorni per preparare una partita sono più che sufficienti, anche perché dopo ti servono più che altro per gli altri giorni, per metterci litri, quando dimmi litri di benzina per fare le partite, che ormai quello non ci serve più perché il lavoro è già stato fatto prima. Sì, è un luogo di sintesi, la sintesi di un anno, Sì, il il saggio finale. saggio finale, The Last Dance. No, è quello che gli ho detto. Devono, ripeto, la prima cosa che ci ha contraddistinto è che penso che noi sicuramente noi ci siamo divertiti tanto quest'anno. Penso che anche il pubblico che sia venuto al Benelli si sia divertito parecchio, però sappiamo anche che per noi divertimento significa sudore, significa fatica, significa andare più forte degli altri, significa magari prendere anche un colpo basso quando la bravura dell'avversario di metterti in difficoltà quando magari meritavi tu. Sappiamo che per noi, ecco, il divertimento per noi è questo, ma siamo nati 10 mesi fa con questo concetto e continuiamo ad andare forte. Anche stamattina era una bellezza vedere all'intensità che andavano e ripeto, io in primis mi è dispiaciuto tantissimo che domani sera bisognerà tirare giù la clera all'annata. Non voglio, ma intanto Nagi, cioè Polvani. L'unico è Polvani in forse, per il resto siamo tutti anche Campagna ha recuperato. Sì. Quindi un ballottaggio Polvani Nagi si può dire? No. Cioè.
Sì, anche se ti dico che molto probabilmente potrei rischiarlo a gara in corso. Col fatto che io vado in capitano, che è centrale difensivo, Sì, giusto? sì. È squalificato. Loro hanno mai giocato senza di lui? No, Questo non te lo so lo dire. so, cioè perché tu hai fatto delle loro opzioni per capire No, loro tre se centrali difensivi ce li hanno. no, la domanda è un'altra. Se l'assenza del loro capitano centrale No, difensivo. secondo me lo farà soprattutto per le nostre caratteristiche. Non Ah, ok. fa per. Lo conosco Serpini, molto probabilmente se ha in testa un cambiamento tattico è perché lo vuol fare per noi, non in base alle sue assenze che Precedenti in campionato ha. hanno girato entrambi dalla nostra parte, questo ci dà un punto più di attenzione anche dal punto di vista scaramantico, ci dà più forza per la condizione di avere forse non sapere qualcosina No, no, il calcio e tutti gli sport simili al calcio, il bello è che parti sempre da 0-0. Se sei qua è perché noi e loro ci siamo meritati di essere qua e noi e loro ci meritiamo di partire dallo 0-0. Poi per un po' più di bravura nostra ci meritiamo di giocare davanti al nostro pubblico e di avere quel piccolo vantaggio di avere il pareggio dopo i tempi supplementari a nostro favore. Ma è 0-0 e sicuramente le partite di campionato non potranno mai avere l'adrenalina e anche l'intensità emotiva di una partita da una finale dal dentro fuori. Ascolta, il dispiacere di finire, no? Cioè, eravate da soli, insomma, non c'era bisogno forse neanche più di dire cosa c'era da fare in allenamento, in partita, era, come dire, una discesa, no? Sembrava un filo di gas, ecco. C'era la Ma voglia. poche volte quest'anno sono dovuto intervenire forte perché stavamo sbandando. Faccio un esempio, la palestra, la mattina o il pomeriggio quando c'è l'allenamento i ragazzi arrivano e se io per caso mi cambio, impazzisco e metto il lucchetto alla palestra, i ragazzi impazziscono a loro volta perché ne hanno bisogno, ne hanno voglia, quindi bastava con poco, sì, le due direttive in base all'avversario e le nostre idee di gioco, divertirci, far andare la gamba, provare e riprovare le situazioni, provare e riprovare magari l'aspetto difensivo in base alle caratteristiche degli attaccanti. E poi eravamo sempre quelli, poi c'erano i vari problemi degli infortuni, della situazione che dovevamo mollare, però il gestire lo spogliatoio, il gestire le varie situazioni per me è stato, non so se sono stato fortunato, se sono stato bravo io col mio staff, però è stato molto semplice con questi ragazzi. O magari anche figlio dei risultati che sono stati sempre più che buoni. E quindi quando vinci è, tra virgolette, più semplice gestire, però è una diretta conseguenza, uno è figlio dell'altro, quindi non è scontato che se c'è uno c'è l'altro.